Partiamo subito dall'Aprilia, una squadra che chiaramente nei bassi fondi della classifica. Ti aspetti il pullman davanti alla porta o una squadra che verrà a giocarsela? Ma ti dico la verità, io ti dico questo non lo so. Però ti dico, mi aspetto una squadra, cioè, ne so, bella cattiva, anche perché loro, cioè, vuol dire che devono fare tutti, diciamo, tutti questi punti di salvezza. Ma assistendo a un campionato anomalo, no? Ci sono due soste a cavallo ed è un Taranto che ha acquistato comunque un buon ritmo in campionato. Secondo te questo ritmo potrebbe essere spezzato? La sosta potrebbe essere stata quasi deleteria per il Taranto o no? Ma ti dico, questa sosta passata no, perché diciamo, cioè, dobbiamo anche recuperare, ti dico, non so, tanti giocatori che diciamo, non è che stavano al meglio. Ti dico, quest'altra sosta qui, ti dico la verità, non è che, ti dico, cioè, non è che mi piaccia tanto, ti dico questa qua di Pasqua, anche perché, cioè, ti dico, cioè, tutti quanti gli altri giocano, diciamo solamente noi non giochiamo, però, cioè, lo hanno deciso così, vuol dire, cioè, e si fa così. Per quanto riguarda la formazione, hai dei dubbi oppure nella tua testa c'è già l'11 titolare per domani? Ma ti dico, ancora oggi c'è, diciamo, quest'ultimo allenamento, poi domani, come sempre, prima della partita, deciderò. Allora, la partita di domani, fa tornare per forza alla mente la gara di andata di Aprilia, dove la squadra laziale era ultima in classifica e grazie al successo contro di voi si sbloccò e ricominciò a credere nella salvezza. Quella è una partita che tra l'altro è costata anche la panchina tua. Che ricordi hai di quella partita? Cosa è cambiato nel frattempo? Ma ricordi, ti dico, di una partita che ti dico, cioè, ti dicono, non è che giocavamo bene, però ti dico, nemmeno loro vuol dire che non è che avessero fatto chissà che, diciamo, per poterla vincere. Cioè, dico, quello che è cambiato è che adesso il Taranto, vuol dire, cioè, diciamo, no, diciamo, cioè, non è più quello d'andata. E diciamo più o meno come classifica, cioè, diciamo che ci troviamo sempre uguale. Ma cioè, sempre come in tutte le partite, ti dico, bisogna rispettare l'avversario, bisogna lottare dal primo fino all'ultimo minuto. Poi ogni partita c'ha, diciamo che c'è sempre delle insidie. Senti, sono state le settimane degli appelli ai tifosi a tornare al campo, tra l'altro è stato deciso anche di abbassare alcuni prezzi già ridotti. Che tipo di cornice di pubblico ti attendi? O vuoi anche mandare magari un messaggio alla tifoseria? Ma di messaggi, ti dico la verità, non è che ne hanno bisogno i tifosi. I tifosi sono, diciamo, come tutti. Dico, quando la squadra va bene, cioè, ti dico, cioè, non c'è manco bisogno di fare tanti appelli. Purtroppo qui vengono, diciamo, da tante delusioni e quindi, so, se io non lo so quante che ne verranno domani, però, so, loro sanno che per noi sono importanti. Il mister della Virtus Francavilla sostiene dubbi sulla regolarità del campionato in questo finale. Lei come risponde a queste dichiarazioni e qual è il suo pensiero a riguardo? Ma allora, ti dico la verità, ti dico come Taranto, cioè, di la verità non è che mi sento chiamato in causa, anche perché, ti dico, insomma, in anni precedenti diciamo che siamo state vittime di questo coso qua. Per quanto riguarda il resto, dico che se uno sa, no, cioè, deve anche parlare. Se uno non sa, cioè, è inutile dire tutte queste cose qui, cioè, e buttarle lì così, giusto perché tutti quanti lo dicono. Cioè, quindi dico, se uno sa, deve
deve parlare. Sul calendario invece molti addetti ai lavori sostengono che il Taranto abbia un cammino un po' più abbordabile rispetto alle altre. Anche su questo vorrei sapere il suo parere. Io penso che dentro questo campionato, ti dico, cioè, non è che ci siano delle partite facili una rispetto all'altra. Sono tutte partite che devi giocare sempre, sino all'ultimo respiro, sempre e comunque contro tutte le squadre. Nelle prossime quattro gare però il Taranto ne avrà ben tre allo Iacovone. Pensi che comunque dopo questo filotto di gare il torneo potrebbe già essere delineato da una parte o dall'altra? Io guarda, ti dico che penso solo a quella di domenica, poi cioè, a tutte quante le altre ci penso dopo. Per quanto riguarda invece proprio il Borsino, tutti disponibili? Siamo tutti disponibili, diciamo, cioè, tranne gli squalificati. Mister, l'assenza di Ciarcià domani sarà un problema al centrocampo o hai già l'alternativa giusta? No, ma il Taranto è fatto diciamo di tutti quanti bravi giocatori, quindi certo, vuol dire Ciarcià diciamo è un coso in più, diciamo per esperienza, per carisma, ecco. Però diciamo che chi è che andrà a sostituirlo, diciamo, ti dico che sono sicuro che farà bene. Volevo sapere un attimino la sua analisi sull'avversario, l'Aprilia, cosa conosce, come l'avete studiata e preparata questa gara, vista anche la classifica. È una squadra, ti dico, che loro dico, giocano, diciamo, non so con questo 4-3-3, però poi quando è che si difendono diventa un 4-5-1. Bravi nelle ripartenze, con i tre attaccanti davanti molto veloci, e quindi lì noi dobbiamo stare attenti a non scoprirci troppo. Dobbiamo fare la partita comunque. Dico, cioè, non è che mi piaccia tanto, dico questa qua di Pasqua. Anche perché, cioè, ti dico, cioè, tutti quanti gli altri giocano, diciamo solamente noi non giochiamo. Però, cioè, loro hanno deciso così, vuol dire, cioè, e si fa così. Per quanto riguarda la formazione, hai dei dubbi oppure nella tua testa c'è già l'11 titolare per domani? Ma ti dico, ancora oggi c'è, diciamo quest'ultimo allenamento, poi domani come sempre prima della partita deciderò. Allora, la partita di domani fa tornare per forza alla mente la gara di andata di Aprilia, dove la squadra laziale era ultima in classifica e grazie alla grazie al successo contro di voi si sbloccò e ricominciò a credere nella salvezza. Quella è una partita che tra l'altro è costata anche la partita. Ma allora ti dico la verità, ti dico come Taranto, cioè, di verità non è che mi sento chiamato in causa. Anche perché ti dico, insomma, in anni precedenti diciamo che siamo state vittime di questo coso qua. Per quanto riguarda il resto dico che se uno sa, no? Cioè, deve anche parlare. Se uno non sa, cioè, è inutile dire tutte queste cose qui. E buttarle lì così, giusto perché tutti quanti lo dicono. Cioè, quindi dico, se uno sa, deve parlare. Sul calendario invece molti addetti ai lavori sostengono che il Taranto abbia un cammino un po' più abbordabile rispetto alle altre. Anche su questo vorrei sapere il suo parere. Io penso che dentro... Senti, sono state le settimane degli appelli ai tifosi a tornare al campo. Tra l'altro è stato deciso anche di abbassare alcuni prezzi già ridotti. Che tipo di cornice di pubblico ti attendi? O vuoi anche mandare magari un messaggio alla tifoseria?
Ma di messaggi, ti dico la verità, non è che ne hanno bisogno i tifosi. I tifosi sono, diciamo, come tutti, ti dico, quando la squadra va bene, cioè, ti dico, cioè, non c'è manco bisogno di fare tanti appelli. Purtroppo qui vengono, diciamo, da tante delusioni, e quindi so, se io non lo so quante che ne verranno domani, però so, loro sanno che per noi sono importanti. Il mister della Virtus Francavilla sostiene dubbi sulla regolarità del campionato in questo finale. Lei come risponde a queste dichiarazioni e qual è il suo pensiero a riguardo? Partiamo subito dall'Aprilia, una squadra che chiaramente nei bassi fondi della classifica. Ti aspetti il pullman davanti alla porta o una squadra che verrà a giocarsela? Ma ti dico la verità, io ti dico, questo non lo so. Però ti dico, mi aspetto una squadra, cioè, ne so, bella cattiva, anche perché loro, cioè, vuol dire che devono fare tutti, diciamo, tutti questi punti salvezza. Ma assistendo a un campionato anomalo, no? Ci sono due soste a cavallo ed è un Taranto che ha acquistato comunque un buon ritmo in campionato. Secondo te questo ritmo potrebbe essere spezzato? La sosta potrebbe essere stata quasi deleteria per il Taranto o no? Ma ti dico, questa sosta passata no, perché diciamo, cioè, dovevamo anche recuperare, ti dico, non so, tanti giocatori che diciamo non è che stavano al meglio. Ti dico, quest'altra sosta qui, ti dico la verità, non è che... Panchina tua, che ricordi hai di quella partita? Cosa è cambiato nel frattempo? Ma ricordi, ti dico, di una partita che ti dico, cioè, ti dico, non è che giocavamo bene, però no, ti dico nemmeno loro, vuol dire che non è che avessero fatto chissà che, diciamo, per poterla vincere. Se dico, quello che è cambiato è che adesso il Taranto, vuol dire, cioè, diciamo, cioè, non è più quello d'andata. E diciamo, più o meno come classifica, cioè, diciamo che ci troviamo sempre uguale, ma cioè, sempre come in tutte le partite, ti dico bisogna rispettare l'avversario, bisogna lottare dal primo fino all'ultimo minuto, poi ogni partita c'ha, diciamo, che c'è sempre delle insidie.